Quali sono i rischi che corre un ragazzo oggi ad utilizzare in maniera sbagliata un social network? Purtroppo i rischi sono molti. Il progetto mira proprio a creare una maggiore consapevolezza critica rispetto alle potenzialità, perché non le dimentichiamo, le potenzialità e ai rischi connessi a un uso improprio della rete. Sono quelli dell'adescamento, purtroppo spesso gli adulti si celano sotto false identità e si riescono a far dare dati e immagini dai ragazzi che ignari cominciano a chattarsi e a fornire loro immagini. Contro l'adescamento e contro questo pericolo non ci stancheremo mai di parlare ai ragazzi. Abbiamo effettuato moltissimi incontri nelle scuole della Toscana, continueremo a farlo, in cui gli operatori della polizia postale riescono a interloquire con lo stesso linguaggio dei ragazzi, rappresentando gli interlocutori ideali per ogni tipo di domanda. Il rischio è anche quello che corre tra loro stessi, il rischio del bullismo che in rete si amplifica al punto tale da poter scaturire in episodi di cronaca purtroppo a noi noti. Dalle esperienze che avete già fatto, come hanno reagito, come reagiscono i ragazzi alle vostre esperienze? Hanno mostrato un elevatissimo grado di interesse. Come le dicevo, si è creato un feeling, un rapporto tra gli operatori della polizia postale che sono andati nelle scuole. Il progetto Una vita da social rappresenta il momento culminante di questo progetto di più ampio respiro. E si riesce a realizzare un rapporto tale per cui spesso, creando una sinergia con le autorità scolastiche, gli insegnanti, quindi gli stessi genitori, talvolta un po' inconsapevoli dei rischi che corrono i loro figli, questo rapporto sinergico ha portato buoni frutti.